Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Oggi vorrei aprire il mese di dicembre con una bellissima raccolta di fiabe, Le fiabe di Beda il Bardo. Questa raccolta sarà sicuramente familiare a tutti i fan di Harry Potter, ma per chi non è familiare con la saga dei tre maghetti, beh, non vi preoccupate, ci sono io. J.K. Rowling introduce Le fiabe di Beda il Bardo come strumento diegetico per aiutare Harry a sconfiggere Voldemort. Ma cosa sono di preciso queste fiabe? Beh, non sono altro che l'equivalente delle nostre fiabe che ascoltavamo da bambini, Cenerentola, Biancaneve, quelle che ci hanno aiutato a crescere, che ci hanno insegnato tante morali da seguire. La più famosa sicuramente di questa raccolta è la storia dei tre fratelli, presente sia nella saga di libri sia nella saga di film di Harry Potter. Se siete pronti, allora iniziamo con la lettura. C'erano una volta tre fratelli che viaggiavano lungo una strada tortuosa e solitaria al calar del sole. Dopo qualche tempo, i fratelli giunsero a un fiume troppo profondo per guadarlo e troppo pericoloso per attraversarlo a nuoto. Tuttavia, erano versati nelle arti magiche e così bastò loro agitare le bacchette per far comparire un ponte sopra le acque limpide. Ne avevano percorso metà quando si trovarono il passo sbarrato da una figura incappucciata. E la morte parlò a loro. Era arrabbiata perché tre nuove vittime l'avevano appena imbrogliata. Di solito i viaggiatori annegavano nel fiume. Ma la morte era astuta. Finse di congratularsi con i tre fratelli per la loro magia e disse che ciascuno di loro meritava un premio per essere stato tanto abile da sfuggirle. Così il fratello maggiore, che era un uomo bellicoso, chiese una bacchetta più potente di qualunque altra al mondo. Una bacchetta che facesse vincere al suo possessore ogni duello, una bacchetta degna di un mago che aveva battuto la morte. Così la morte si avvicinò a un albero di sambuco sulla riva del fiume, prese un ramo e ne fece una bacchetta, che diede al fratello maggiore. Il secondo fratello, che era un uomo arrogante, decise che voleva umiliare ancora di più la morte e chiese il potere di richiamare altri dalla morte. Così la morte raccolse un sasso dalla riva del fiume e lo diede al secondo fratello, dicendogli che quel sasso aveva il potere di riportare in vita i morti. Infine la morte chiese al terzo fratello, il minore, che cosa desiderava. Il fratello più giovane era il più umile e anche il più saggio dei tre, e non si fidava della morte. Perciò chiese qualcosa che gli permettesse di andarsene senza essere seguito da lei. E la morte, con estrema riluttanza, gli consegnò proprio il mantello dell'invisibilità. Poi la morte si scansò e consentì ai tre fratelli di continuare il loro cammino. E così essi fecero, discutendo con meraviglia dell'avventura che avevano vissuto e ammirando i premi che la morte aveva loro elargito. A tempo debito i fratelli si separarono e ognuno andò per la sua strada. Il primo fratello viaggiò per un'altra settimana o più e quando ebbe raggiunto un lontano villaggio andò a cercare un altro mago con cui aveva da sempre avuto una disputa. Armato della bacchetta di Sambuco, non poté mancare di vincere il duello che seguì. Lasciò il nemico a terra, morto, ed entrò in una locanda dove si vantò a gran voce della potente bacchetta che aveva sottratto alla morte in persona e di come essa l'aveva reso invincibile. Quella stessa notte, un altro mago si avvicinò furtivo al giaciglio dove dormiva il primo fratello, ubriaco fradicio. Il ladro rubò la bacchetta e, per buona misura, tagliò la gola al fratello più anziano. E fu così che la morte chiamò a sé il primo fratello. Nel frattempo, il secondo fratello era tornato a casa propria, dove viveva solo. Estrasse la pietra che aveva il potere di richiamare in vita i defunti e la girò tre volte nella mano. Con sua gioia e stupore, la figura della fanciulla che aveva sperato di sposare prima della di lei prematura morte gli apparve subito davanti. Ma era triste e fredda, separata da lui come da un velo. Anche se era tornata nel mondo dei mortali, non ne faceva veramente parte e soffriva. Alla fine il secondo fratello, reso folle dal suo disperato desiderio, si tolse la vita per potersi davvero riunire a lei. E fu così che la morte chiamò a sé il secondo fratello. Ma sebbene la morte avesse cercato il terzo fratello per molti anni, non riuscì mai a trovarlo. Fu solo quando ebbe raggiunto una veneranda età che il fratello più giovane si tolse infine il mantello dell'invisibilità
e lo regalò suo figlio. Dopodiché salutò la morte come una vecchia amica e andò lieto con lei, da pari a pari, congedandosi da questa vita. Questa era la storia dei tre fratelli, la più famosa delle fiabe di Bedelbardo. Per conoscere le altre fiabe che fanno parte di questa raccolta, sintonizzatevi i prossimi giovedì alle 21, quando verranno pubblicate le altre fiabe. Infatti ho deciso di accompagnarvi fino alla fine della lettura di questa raccolta, sperando di potervi allietare il Natale. Noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!